benvenute a tutte nel mio canale. Ho il piacere di presentarvi la nuovissima collezione arrivata in anteprima di Diego Della Palma, la Party Collection. Una collezione dove vede le labbra molto intense e colorate del colore del Natale, occhi scintillanti e viso super luminoso. La modella è la Irina ed è la regina delle nevi e delle nuvole. Temperature polari, testa fra le nuvole e l'unica protezione è data senz'altro, come noblesse oblige, da un bustier oro puro. Lei non ha assolutamente freddo, la regina delle nevi non lo ha, non ha freddo per nulla, ma vuole condividere il nostro Natale caldo e assopirsi in uno spicchio del suo cielo nordico che va ad incastrarsi tra i suoi capelli e le labbra roventi di colore festivo. Una trama direi molto particolare, un mood molto particolare che il brand vuole sempre dare a tutte le sue meravigliose collezioni, e questa senz'altro è una delle ultime nate, come potete già vedere dall'anteprima, super scintillante, super luminosa e ovviamente risalto le labbra e gli occhi super glitterati. Ma andiamo a vedere la collezione in maniera completa, di cosa si compone e quali sono i must have senz'altro da avere. Allora, prima di tutto la Luscious Trio Eyeshadow Palette, che è una palette particolare esclusiva con tre varianti di colore di ombretti perlati dal tocco setoso e dal rilascio immediato del pigmento e del colore. Arricchiti di perle multisfaccettate, sono facili da sfumare, utilizzabili sia da bagnati che da asciutti, si può modulare l'intensità del colore e ci sono tre colori eleganti da poter usare da soli o ovviamente in abbinamento tra di loro, da sovrapporre per creare e dare vita a magnifici contrasti di luce e colore. Subito dopo troviamo anche gli ombretti stick, i long wearing nella colorazione 31 e 32, ombretti stick resistentissimi, cremosi dalla tenuta estrema, dal colore intenso e soprattutto molto sfumabili tra di loro. Una volta asciutto il colore rimane uniforme, luminoso per ore, senza sbavature e senza striature. Grazie anche alla sua applicazione, a questo comodo stick che vedete, dalla forma arrotondata, l'applicazione è semplice e confortevole. Una texture, oserei dire, leggera ma allo stesso tempo scorrevole, da un finish satinato e soprattutto molto resistente. La collezione si compone poi, passando subito alle labbra, dei due rossetti, il Burgundy Lipstick e il Pink Nude Lipstick. Due rossetti dalle tonalità ultrasensoriali, cremose e fondenti. La loro formula consente una scrivenza piena, una tenuta ottimale, non sbavano, contengono vitamina E e soprattutto filtri UVA che aggiungono un'immediata azione antietà alle labbra. Troviamo poi un must have della collezione, il Tingilabbra, una lacca nel colore rosso per eccellenza, dalla particolare e innovativa formulazione che garantisce un finish leggero, un colore e freschezza alle labbra e un effetto coprente. Regala ovviamente una morbidezza alle labbra senza andarle a disidratare. Inoltre ha delle proprietà emollienti, quindi proprio che rendono le labbra morbide. La collezione si compone ancora di due prodotti meravigliosi per il viso, il Luscious Rose Blush, che è una polvere cotta che nasce per le guance in un'unica nuance per realizzare delicate e raffinate sfumature sul viso. Ha un'ottima resa, il colore è dato dalla texture vellutata, quindi è un rosa modulabile, ricca di perle ultrafini che vanno a donare viso all'incarnato, rendendolo radioso. Inoltre si può applicare anche con una spugnetta umida, perché in questo modo regala un maggiore effetto sulle guance.
Ancora troviamo la Luscious Perfume Highlighter, un illuminante sempre cotto, dal tocco setoso, ricco di perle ultra scintillanti, che dona un effetto luce al viso. Si può utilizzare anche sul corpo, meraviglioso sul décolleté, pensate per una festa, pensate per anche un'occasione particolare, rende la pelle liscia, profumata e soprattutto questa fragranza è data da fiori, quindi molto molto delicata. Troviamo ancora nella collezione l'eyeliner, il numero 34, un eyeliner water resistant in un'unica tonalità del fango che richiama i colori degli ombretti e resistenti all'acqua. È dotato di una speciale punta rigida per un'applicazione semplice, però allo stesso tempo veloce e ad altissima precisione. La sua formula assicura scorrevolezza quando lo andate ad applicare, un ottimo rilascio del colore e soprattutto è molto resistente. La collezione poi non può che terminare con due smalti meravigliosi, due diverse tonalità facili da abbinare ovviamente alla collezione, il Burgundy e lo Stardust, entrambi realizzati in nuance perlate. Ovviamente hanno una formula di facile applicazione per unghie perfette già dalla prima passata. E questo è il colore che io sono andata ad applicare, che è proprio il Burgundy, quindi vedete, bellissimo. Questa collezione la trovo splendida. Trovo che i colori sono facili da adattare, le formulazioni sono ben facili da sfumare, anche questo illuminante è stupendo perché ha una fragranza leggerissima e soprattutto poi con questi micro glitter non sono neanche invadenti quando lo andate ad applicare. Gli ombretti in stick sono facili e comodi nella loro applicazione e i due rossetti, ovviamente, non solo anche il tingilabbra, rendono la collezione ancora più bella. Ovviamente tutto impreziosita dalla loro pochette in bronzo che richiama il bustier dorato di Rina e quindi verrà regalata all'acquisto dei prodotti della collezione. Questa è la prima collezione che mi è arrivata, già mi piace tantissimo, l'azienda me l'ha omaggiata, quindi avrò modo di provarla, di testarla e ovviamente di parlarvene. Qualsiasi cosa fatemi sapere che cosa ne pensate, se è una collezione adatta per le vostre corde, se è quella che voi utilizzereste per le feste in previsione del Natale o semplicemente per una serata particolare e soprattutto se avete avuto già modo di vederla in giro, cosa ne pensate e soprattutto se qualche pezzo farà parte della vostra collezione. Sapete che potete anche acquistarla da me tramite vendita online, trovate tutti giù i riferimenti nell'info box. Io sono curiosa di sapere cosa andaste a prendere e onestamente di questa collezione i must have non possono che essere gli smalti, trovo la palette, il blush, l'illuminante, mi piace moltissimo il tingilabbra e ovviamente il rossetto Bordeaux. Questi sono i prodotti che più mi hanno entusiasmato della collezione, che più che altro andrei a consigliare da non perdere perché è una make-up addict e soprattutto perché hanno delle confezioni molto belle anche ovviamente nel loro packaging. Il logo è in oro, scritto Diego della Palma e ovviamente l'astuccio è in opaco nero, quindi anche diverso dagli altri astucci che fino ad ora avete visto. Spero che la review vi sia piaciuta, fatemi sapere che cosa ne pensate, spolliciate e come sempre se vi va ci si vede ad un mio prossimo video. Ciao!